Buonasera amici di Padre Pio TV. Stiamo per partecipare alla Santa Messa in questa giornata di solennità dell'Epifania di Nostro Signore. Una stella ha guidato i magi fino a Betlemme, perché là scoprissero il re dei Giudei che è nato e lo adorassero. Matteo aggiunge nel suo Vangelo: Entrati nella casa, videro il bambino con Maria sua madre e prostratisi lo adorarono. Il viaggio dall'Oriente, la ricerca, la stella apparsa ai magi, la vista del Salvatore e la sua adorazione costituiscono le tappe che i popoli e gli individui dovevano percorrere nel loro andare incontro al Salvatore del mondo. La luce e il suo richiamo non sono cose passate, poiché ad esse si richiama la storia della fede di ognuno di noi. Perché potessero provare la gioia del vedere Cristo, dell'adorarlo e dell'offrirgli i loro doni, i magi sono passati per situazioni in cui hanno dovuto sempre chiedere, sempre seguire il segno inviato loro da Dio. La fermezza, la costanza, soprattutto nella fede, è impossibile senza sacrifici, ma è proprio da qui che nasce la gioia indicibile della contemplazione di Dio che si rivela a noi, così come la gioia di dare o di darsi a Dio. Al vedere la stella, essi provarono una grandissima gioia. Noi possiamo vedere la stella nella dottrina e nei sacramenti della Chiesa, nei segni dei tempi, nelle parole sagge e nei buoni consigli che insieme costituiscono la risposta alle nostre domande sulla salvezza e sul Salvatore. Rallegriamoci anche noi per il fatto che Dio, vegliando sempre nella sua misericordia, su chi cammina guidato da una stella, ci rivela in tanti modi la vera luce, il Cristo, il Re Salvatore.
nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. La grazia del Signore nostro Gesù Cristo, l'amore di Dio Padre e la comunione dello Spirito Santo sia con tutti voi. Carissimi fratelli e sorelle, vogliamo accogliere l'invito a venire ad adorare il Signore. Vogliamo fermarci con meraviglia di fronte alla grandezza e all'umiltà di Dio che si rivela nel suo Figlio, fatto uomo, fatto bambino per noi. Di fronte a questa meraviglia riconosciamo i nostri peccati, riconosciamo la nostra piccolezza per farci inondare della dolcezza di Dio. Confesso a Dio Onnipotente e a voi fratelli che ho molto peccato in pensieri, parole, opere e omissioni, per mia grandissima colpa, e supplico la Beata Sempre Vergine Maria, gli angeli, i santi e voi fratelli di pregare per me il Signore Dio nostro. Dio Onnipotente abbia misericordia di noi, perdoni i nostri peccati e ci conduca alla vita eterna.
Preghiamo. O Dio, che in questo giorno, con la guida della stella, hai rivelato alle genti il tuo unico Figlio, conduci benigno anche noi, che già ti abbiamo conosciuto per la fede, a contemplare la grandezza della tua gloria. Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio, che è Dio e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli. Dal libro del profeta Isaia. Alzati, rivestiti di luce, perché viene la tua luce. La gloria del Signore brilla sopra di te. Poiché ecco la tenebra ricopre la terra, nebbia fitta avvolge i popoli. Ma su di te risplende il Signore, la sua gloria appare su di te. Cammineranno le genti alla tua luce, i re allo splendore del tuo sorgere. Alza gli occhi intorno e guarda. Tutti costoro si sono radunati, vengono a te. I tuoi figli vengono da lontano, le tue figlie sono portate in braccio. Allora guarderai e sarai raggiante, palpiterà e si dilatterà il tuo cuore, perché l'abbondanza del mare si riverserà su di te. Verrà a te la ricchezza delle genti, uno stuolo di cammelli ti invaderà, dromedari di Madian e di Efa, tutti verranno da Saba, portando oro e incenso e proclamando le glorie del Signore. Parola di Dio. O Dio, affida al re il tuo diritto, al figlio di re la tua giustizia. Egli giudichi il tuo popolo secondo giustizia e i tuoi poveri secondo il diritto. Nei suoi giorni fiorisca il giusto e abbondi la pace, finché non si spenga la luna e domini da mare a mare, dal fiume sino ai confini della terra. I re di Tarsis e delle isole portino tributi, i re di Saba e di Seba offrano doni, tutti i re si prostrino a lui, lo servano tutte le genti.
perché egli libererà il misero che invoca e il povero che non trova aiuto. Abbia pietà del debole e del misero e salvi la vita dei miseri. Dalla lettera di San Paolo Apostolo agli Efesini. Fratelli, penso che abbiate sentito parlare del ministero della grazia di Dio, a me affidato a vostro favore. Per rivelazione mi è stato fatto conoscere il mistero. Esso non è stato manifestato agli uomini delle precedenti generazioni come ora, è stato rivelato ai suoi santi apostoli e profeti per mezzo dello Spirito, che le genti sono chiamate in Cristo Gesù a condividere la stessa eredità, a formare lo stesso corpo e ad essere partecipi della stessa promessa per mezzo del Vangelo. Parola di Dio. Abbiamo visto la sua stella in Oriente e siamo venuti per adorare il Signore. Il Signore sia con voi. Dal Vangelo secondo Matteo. Nato Gesù a Betlemme di Giudea, al tempo del re Erode, ecco alcuni magi vennero da Oriente a Gerusalemme e dicevano: «Dov'è colui che è nato, il re dei Giudei? Abbiamo visto spuntare la sua stella e siamo venuti ad adorarlo». All'udire questo, il re Erode restò turbato e con lui tutta Gerusalemme. Riuniti tutti i capi dei sacerdoti e gli scribi del popolo, si informava da loro sul luogo in cui doveva nascere il Cristo. Gli risposero: «A Betlemme di Giudea, perché così è scritto per mezzo del profeta. E tu, Betlemme, terra di Giuda, non sei davvero l'ultima delle città principali di Giuda. Da te, infatti, uscirà un capo che sarà il pastore del mio popolo, Israele». Allora Erode, chiamati segretamente i magi, si fece dire da loro con esattezza il tempo in cui era apparsa la stella e li inviò a Betlemme dicendo: «Andate e informatevi accuratamente sul bambino e quando lo avrete trovato fatemelo sapere perché anch'io venga ad adorarlo». Udito il re, essi partirono ed ecco, la stella che avevano visto spuntare li precedeva
finché giunse e si fermò sopra il luogo dove si trovava il bambino. Al vedere la stella provarono una gioia grandissima. Entrati nella casa videro il bambino con Maria, sua madre. Si prostrarono e lo adorarono. Poi aprirono i loro scrigni e gli offrirono in dono oro, incenso e mirra. Avvertiti in sogno di non tornare da Erode, per un'altra strada fecero ritorno al loro paese. Parola del Signore. Annuncio del giorno della Pasqua. Fratelli carissimi, la gloria del Signore si è manifestata e sempre si manifesterà in mezzo a noi fino al suo ritorno. Nei ritmi e nelle vicende del tempo ricordiamo e viviamo i misteri della salvezza. Centro di tutto l'anno liturgico è il triduo del Signore crocifisso, sepolto e risorto, che culminerà nella domenica di Pasqua, il 12 aprile. In ogni domenica, Pasqua della settimana, la Santa Chiesa rende presente questo grande evento nel quale Cristo ha vinto il peccato e la morte. Dalla Pasqua scaturiscono tutti i giorni santi, le ceneri, inizio della Quaresima il 26 febbraio, l'Ascensione del Signore il 24 maggio, la Pentecoste il 31 maggio, la prima domenica di Avvento il 29 novembre. Anche nelle feste della Santa Madre di Dio, degli Apostoli, dei Santi e nella commemorazione dei fedeli defunti, la Chiesa pellegrina sulla terra proclama la Pasqua del suo Signore. A Cristo che era, che è e che viene, Signore del tempo e della storia, lode perenne nei secoli dei secoli. Carissimi fratelli e sorelle, la festa dell'Epifania che stiamo celebrando segna il completamento della scena che ormai da un po' di giorni è davanti ai nostri occhi. Stiamo contemplando il presepe da un po' di giorni, ci siamo preparati con il periodo dell'Avvento arricchito dalla novena e dalla festa dell'Immacolata e poi dalla novena che ci ha condotti alla veglia di Natale. Abbiamo seguito attraverso la liturgia le vicende di Maria e di Giuseppe fino ad arrivare a quella mangiatoia, la mangiatoia di Betlemme, dove Maria ha dato alla luce il figlio di Dio. Poi a quella grotta sono accorsi gli altri personaggi, prima i pastori guidati dagli angeli, oggi arrivano i magi e con loro la scena è completa. Anche i presepi nelle nostre chiese, nelle nostre case ormai sono al completo e fra qualche giorno anche provvederemo a rimettere tutto a posto. Questa festa però ci fa ancora sostare di fronte a quella scena. Ci dà occasione di fermarci, di dare ancora uno sguardo, di riflettere,
di ricordare ancora quello che è accaduto. Innanzitutto il nome di questa festa, l'Epifania. Questo nome ci ricorda che l'evento che celebriamo, che la storia che stiamo ricordando e rivivendo, che tutto ciò che è avvenuto è qualcosa che deve essere manifestato, che deve essere conosciuto, che deve essere annunciato. La storia che stiamo ricordando e celebrando non è un segreto, non è qualcosa da nascondere, da tenere in privato, da non rivelare agli altri. Ciò che è avvenuto non è qualcosa che riguarda soltanto alcuni e che può essere usato per costruire una sorta di categoria privilegiata da cui escludere altri. La nascita di Gesù, ci ricorda questa festa, è una bella notizia per tutta l'umanità ed è una notizia che deve essere diffusa. È stata diffusa dagli angeli, è stata annunciata ai magi da una stella. Oggi siamo noi coloro che devono annunciare al mondo che è nato per noi un Salvatore, che ci è stato dato un Figlio, che il Dio Onnipotente è diventato l'Emmanuele, colui che abita e cammina con noi. Nella seconda lettura abbiamo sentito proprio questo. San Paolo ci dice che c'è un mistero che ormai è stato rivelato, che deve essere conosciuto, che deve essere annunciato. Qual è questo mistero? Lo abbiamo sentito. Tutti gli uomini sono chiamati intorno alla culla di quel bambino. Tutti, dice San Paolo, sono chiamati a diventare un'unica famiglia in Cristo Gesù. In genere, quando nasce un bimbo, io l'ho potuto sperimentare da poco nella mia famiglia, la famiglia si unisce, la nascita di un bambino fa riscoprire il senso della famiglia, ci si ritrova attorno a quella culla, si ammira il mistero della vita, il mistero della famiglia, l'unità della famiglia. La nascita di Gesù ha questo stesso effetto, ha questo stesso scopo. Dio e l'uomo si trovano intorno a una culla. La nascita di Gesù è il principio di una comunione, di una familiarità inedita tra l'umanità e Dio. Quel Figlio che è nato è Figlio di Dio ed è Figlio dell'uomo, è il Figlio della divinità ed è il Figlio dell'umanità. Intorno a quella culla si ritrova una unità nuova, inedita, mai sentita prima. Così come quando nella famiglia nasce un bimbo, la notizia subito si diffonde tra il vicinato, tra i parenti, tra gli amici. Così alla nascita di Gesù, gli angeli, la stella e poi a loro volta i pastori diventano annunciatori di quella nascita. Dio fa in modo che questo annuncio arrivi agli altri, perché la nascita del suo e possiamo dire del nostro Figlio Gesù è principio di unità, è principio di comunione. In Lui, in Gesù, l'umanità si scopre famiglia di Dio. Ognuno di noi si scopre essere familiare di Dio. Perciò San Paolo, ripeto, dice nella lettura che abbiamo ascoltato, in Lui siamo chiamati a diventare una sola famiglia. Questo è il progetto di Dio. Questo è il mistero che oggi viene annunciato al mondo. La storia dei Magi, però, ci fa anche vedere che questo progetto non è accolto da tutti. L'invito di Dio a formare un solo corpo, a condividere la stessa eredità, non è accettato da chi si sente minacciato da una tale prospettiva. Erode percepisce che per lui l'invito a questa condivisione significa perdere, perdere quello che lui crede di avere, il potere, la regalità, il dominio. Erode è disposto a spargere sangue, come già aveva fatto e come farà ancora, pur di proteggere quello che crede di avere tra le mani. Come ogni uomo, anche lui dovrà restituire tutto al momento della sua morte, ma intanto
dà la morte agli altri pur di conservare quello che ha. Questa storia ci dice che l'uomo può tragicamente arrivare anche a questo tipo di scelte. Ecco allora che la manifestazione di Dio, del suo progetto fatto carne, diventa una sfida, è un invito, ma diventa anche uno spartiacque che divide l'umanità. L'invito è per tutti, ma c'è chi accetta e c'è chi rifiuta. C'è una domanda in questo racconto che può simboleggiare questo spartiacque, può simboleggiare questo spartiacque anche per noi, per la nostra vita di credenti. C'è la domanda che i magi si portano nel cuore e che rivolgono ai vicini, a coloro che incontrano: dov'è colui che è nato? Ecco, credo che questa domanda dobbiamo portarla nel nostro cuore da questa celebrazione. Questa domanda deve definire, identificare la nostra ricerca. Il credente, come i magi, come i pastori, deve continuamente chiedersi: dov'è colui che è nato? Il credente deve cercare continuamente il Dio che è nato per noi. Dov'è colui che è nato? Dov'è Gesù? Questa domanda ci deve accompagnare in ogni situazione della nostra vita, nei momenti lieti e nei momenti difficili, quando siamo nella gioia, ma anche quando le tenebre sembrano avvolgere il nostro cuore. Dobbiamo chiederci: dov'è colui che è nato? Dov'è Gesù? La nostra fede ci educa a cercarlo, ci educa a trovarlo, per esempio, nell'Eucarestia. Dov'è colui che è nato? È in quel pane, è in quel vino. Dov'è colui che è nato? È nella parola di Dio che come comunità cristiana ascoltiamo e condividiamo. Dov'è colui che è nato? È nella Chiesa, è nella nostra comunità, è nel nostro essere comunità. Dov'è colui che è nato? È nei fratelli, è nei poveri, nei più poveri. I magi, i pastori, ci insegnano e ci consegnano questa sera questa domanda: dov'è colui che è nato? Questa domanda mette in cammino. I magi affrontano un lungo cammino, una lunga ricerca. Anche i pastori, dopo aver ricevuto l'annuncio, devono mettersi in cammino. Ecco, la fede mette in cammino. L'uomo del palazzo, invece, ha paura. Cerca, ma cerca per uccidere, per limitare, per bloccare quel progetto di Dio. Solo l'uomo che non ha le mani piene, che non ha il cuore occupato dalle proprie cose, dalle proprie certezze, è capace di mettersi in cammino. Erode non vuole muoversi dal suo palazzo, non vuole perdere il suo potere. I magi, i pastori, si mettono in cammino, e questo cammino a volte non è semplice. Il cammino dei magi è segnato dalla stella, ma questa stella compare e scompare, è una guida a intermittenza. Il cammino dei magi è segnato anche dagli errori: cercano nella città sbagliata, prima Gerusalemme, cercano un re e troveranno un bambino, chiedono alla persona sbagliata, Erode, un infanticida. Ecco, anche il loro cammino è segnato dalla difficoltà, dagli errori, dalla fatica. Il cammino dei pastori può sembrare un po' più semplice, è più breve il loro cammino. Erano nelle vicinanze di quella mangiatoia, ricevono l'annuncio degli angeli e subito vi si recano e trovano il bambino e sua madre. Ecco, i nostri cammini a volte possono essere più simili a quello dei pastori. A volte sentiamo Dio vicino, a volte la voce del cielo ci indica chiaramente dove trovare Gesù. A volte il cammino dei credenti è più simile a quello dei magi: deve fare tanta strada, affronta difficoltà, affronta errori. L'importante è camminare, l'importante è non fermarsi, non arrendersi in questa ricerca. Allora, questa sera, accanto a questa domanda: dov'è colui che è nato?
vogliamo assumere anche un atteggiamento, l'atteggiamento che accomuna i magi e i pastori. Il loro cammino è un cammino con il naso all'insù, camminano guardando il cielo, i magi guidati dalla stella, gli angeli, i pastori illuminati dagli angeli e dalle loro indicazioni. I magi seguono la stella perché nella loro conoscenza, nella loro scienza c'è questa convinzione che ciò che avviene in cielo è lo specchio di ciò che avviene sulla terra. Se nel cielo è comparso un astro straordinario, vuol dire che sulla terra è accaduto qualcosa di straordinario e si mettono in cammino. La loro profonda convinzione che il cielo e la terra sono uniti li mette in cammino. Ecco, anche noi vogliamo assumere questo atteggiamento, vogliamo metterci in cammino, avendo ricevuto nel cuore l'invito degli angeli, l'illuminazione del cielo, avendo fisso lo sguardo su quel cielo che ormai è familiare a noi, perché Dio è nato per noi. Vogliamo assumere questi atteggiamenti, vogliamo portare nel cuore questa ricerca, che è una ricerca animata dalla certezza, che un bimbo è nato per noi, che Dio è nato per noi. Questo atteggiamento si contrappone a un altro modo di camminare, dal quale ci dobbiamo ben guardare. È un cammino che troviamo all'inizio della storia dell'umanità, un cammino che è sotto la maledizione, il cammino dell'essere che cammina sul proprio ventre e che si nutre della polvere della terra. È un cammino che sicuramente non guarda al cielo, ma appunto come segno di riferimento il proprio ventre. Il credente invece cammina con lo sguardo rivolto al cielo. Questa sera vogliamo baciare questa immagine, questo bambinello che Padre Pio stesso ha baciato e venerato. Vogliamo chiedere la stessa tenerezza, lo stesso amore che Padre Pio aveva per il bambino Gesù. Vogliamo assumere i suoi atteggiamenti, vogliamo assumere la sua capacità di guardare il cielo, di puntare al cielo. Vogliamo baciare questa immagine, quel bambino, quella carne, perché noi crediamo che in quella carne c'è il cielo, in quel bambino c'è per tutti noi la luce e la salvezza. Ci doni il Signore questa consapevolezza, ci renda come Padre Pio capaci di venire ad adorare il suo Figlio fatto uomo per noi. Credo in un solo Dio, Padre onnipotente, creatore del cielo e della terra, di tutte le cose visibili e invisibili. Credo in un solo Signore Gesù Cristo, unigenito Figlio di Dio, nato dal Padre prima di tutti i secoli, Dio da Dio, luce da luce, Dio vero da Dio vero, generato, non creato, della stessa sostanza del Padre. Per mezzo di Lui tutte le cose sono state create. Per noi uomini e per la nostra salvezza discese dal cielo e per opera dello Spirito Santo si è incarnato nel seno della Vergine Maria e si è fatto uomo. Fu crocifisso per noi sotto Ponzio Pilato, morì e fu sepolto. Il terzo giorno è risuscitato secondo le Scritture, è salito al cielo, siede alla destra del Padre, e di nuovo verrà nella gloria per giudicare i vivi e i morti, e il suo regno non avrà fine. Credo nello Spirito Santo,
che è Signore e dà la vita, e procede dal Padre e dal Figlio. Con il Padre il Figlio è adorato e glorificato, e ha parlato per mezzo dei profeti. Credo la Chiesa, una santa, cattolica e apostolica. Professo un solo battesimo per il perdono dei peccati. Aspetto la risurrezione dei morti e la vita del mondo che verrà. Amen. Fratelli e sorelle carissimi, ispirati dalla luce del Natale, rivolgiamo la nostra supplica a Dio per i bisogni della Chiesa e del mondo intero, affinché nel meraviglioso mistero dell'Incarnazione tutti possano essere condotti a una nuova visione della gloria di Dio. Ripetiamo con fede: ascoltaci, Signore. Per il Papa, i Vescovi e i Pastori, perché con coerenza di fede conducono il popolo santo di Dio ad adorare il Signore Gesù, preghiamo. Per gli uomini che ancora non conoscono la fede, perché il Signore si manifesti ai loro cuori donando la gioia e la speranza del messaggio di salvezza del Vangelo, preghiamo. Per tutti i bambini del mondo, perché nessuno di loro venga abbandonato ed escluso, ma siano accolti e difesi da tutto ciò che mina la loro dignità di vita, preghiamo. Per la nostra comunità, perché la stella della fede e della speranza possa guidarci nel nostro cammino cristiano, rendendoci sensibili alle necessità dei nostri fratelli, preghiamo. Eterno Padre, con la manifestazione del tuo Figlio, luce delle genti, hai disperso le tenebre. Accogli le preghiere che umilmente ti rivolgiamo e guidaci attraverso le vicende della storia fino alla radiosa gioia del tuo regno. Per Cristo nostro Signore.
Pregate, fratelli e sorelle, perché questa nostra famiglia, radunata nel nome di Cristo, possa offrire il sacrificio gradito a Dio, Padre onnipotente. Guarda, o Padre, i doni della tua Chiesa, che ti offre non oro, incenso e mirra, ma colui che in questi santi doni è significato, immolato e ricevuto. Gesù Cristo, Signore nostro, egli vive e regna nei secoli dei secoli. Amen. Il Signore sia con voi. In alto i nostri cuori. Rendiamo grazie al Signore nostro Dio. È veramente cosa buona e giusta, nostro dovere e fonte di salvezza, rendere grazie sempre in ogni luogo a te, Signore Padre Santo, Dio onnipotente ed eterno. Oggi in Cristo, luce del mondo, tu hai rivelato ai popoli il mistero della salvezza e in Lui apparso nella nostra carne mortale ci hai rinnovati con la gloria dell'immortalità divina. E noi, uniti agli angeli e agli arcangeli, ai troni e alle dominazioni e alla moltitudine dei cori celesti, cantiamo con voce incessante l'inno della tua gloria. Padre veramente santo, a te la lode da ogni creatura. Per mezzo di Gesù Cristo, tuo Figlio e nostro Signore, nella potenza dello Spirito Santo, fai vivere e santifichi l'universo e continui a radunare intorno a te un popolo che da un confine all'altro della terra offra al tuo nome il sacrificio perfetto. Ora ti preghiamo umilmente, manda il tuo Spirito a santificare i doni che ti offriamo, perché diventino il corpo e il sangue di Gesù Cristo, tuo Figlio e nostro Signore, che ci ha comandato di celebrare questi misteri. Nella notte in cui fu tradito, egli prese il pane, ti rese grazie con la preghiera di benedizione, lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli e disse: «Prendete
e mangiatene tutti. Questo è il mio corpo, offerto in sacrificio per voi. Dopo la cena, allo stesso modo, prese il calice, ti rese grazie con la preghiera di benedizione, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e bevetene tutti, questo è il calice del mio sangue per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me. Mistero della fede. Celebrando il memoriale del tuo Figlio, morto per la nostra salvezza, gloriosamente risorto e asceso al cielo, nell'attesa della sua venuta ti offriamo, Padre, in rendimento di grazie, questo sacrificio vivo e santo. Guarda con amore e riconosci nell'offerta della tua Chiesa la vittima immolata per la nostra redenzione, e a noi che ci nutriamo del corpo e sangue del tuo Figlio, dona la pienezza dello Spirito Santo, perché diventiamo in Cristo un solo corpo e un solo spirito. Egli faccia di noi un sacrificio perenne a te gradito, perché possiamo ottenere il regno promesso insieme con i tuoi eletti, con la Beata Maria, Vergine e Madre di Dio, con San Giuseppe suo sposo, con i tuoi santi apostoli, gloriosi martiri, San Michele Arcangelo, i santi Francesco e Chiara d'Assisi, Pio da Pietrelcina e tutti i santi, nostri intercessori presso di te. Per questo sacrificio di riconciliazione dona, Padre, pace e salvezza al mondo intero. Conferma nella fede e nell'amore la tua Chiesa pellegrina sulla terra. Il tuo servo, il nostro Papa Francesco, il nostro Vescovo Franco, il Collegio Episcopale, tutto il clero e il popolo che tu hai redento. Ascolta la preghiera di questa famiglia che hai convocato alla tua presenza nel giorno in cui il tuo unico Figlio, eterno con te nella gloria, si è manifestato nella nostra natura umana. Ricongiunge a te, Padre misericordioso, tutti i tuoi figli ovunque dispersi. Accogli nel tuo regno i nostri fratelli defunti e tutti i giusti che in pace con te hanno lasciato questo mondo. Concedi anche a noi di ritrovarci insieme a godere per sempre della tua gloria, in Cristo nostro Signore, per mezzo del quale tuo Dio doni al mondo ogni bene. Per Cristo, con Cristo e in Cristo, a te Dio Padre onnipotente, nell'unità dello Spirito Santo, ogni onore e gloria per tutti i secoli dei secoli. Guidati dallo Spirito di Gesù, illuminati dalla sapienza del Vangelo, osiamo dire: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo. Il nostro pane e il nostro
Liberaci, o Signore, da tutti i mali. Concedi la pace ai nostri giorni e con l'aiuto della Tua misericordia vivremo sempre liberi dal peccato e sicuri da ogni turbamento, nell'attesa che si compia la beata speranza e venga il nostro Salvatore, Gesù Cristo. Signore Gesù Cristo, che hai detto ai Tuoi apostoli: vi lascio la pace, vi do la mia pace, non guardare ai nostri peccati, ma alla fede della Tua Chiesa, e dona le unità e pace secondo la Tua volontà, Tu che vivi e regni nei secoli dei secoli. Amen. La pace del Signore sia sempre con voi. E con il tuo spirito. Doniamoci un gesto di pace. Beati gli invitati alla cena del Signore. Ecco l'agnello di Dio che toglie i peccati del mondo. Non sono degno di partecipare a tua mensa, ma adesso Signore, credo che sei realmente presente nel Santissimo Sacramento. Ti amo sopra ogni cosa e ti desidero nell'anima mia. Poiché ora non posso riceverti sacramentalmente, vieni spiritualmente nel mio cuore. Come già venuto, io ti abbraccio e mi unisco tutto a te. Non permettere che abbia mai a separarmi da te. Eterno Padre, io ti offro il sangue preziosissimo di tuo Figlio in sconto dei miei peccati, in suffragio delle anime del Purgatorio e per i bisogni della Santa Chiesa. Amen. Thank you.
Preghiamo. La tua luce, o Dio, ci accompagni sempre in ogni luogo, perché contempliamo con purezza di fede e gustiamo con fervente amore il mistero di cui ci hai fatti partecipi, per Cristo nostro Signore. Adesso, prima di ricevere la benedizione, ci sarà il rito ormai tradizionale del bacio del bambino, dell'immagine che tante volte Padre Pio in questi giorni di festa e di Natale esponeva alla pubblica venerazione dei fedeli. Solamente in questo momento una piccola parte dell'assemblea potrà compiere questo gesto, poi tutti quanti potranno comunque baciare il bambino recandosi nella chiesetta antica, quindi dovranno guadagnare l'uscita e l'ingresso dalla chiesetta antica. Grazie. Siamo dunque giunti al momento del tradizionale bacio della statua del Gesù bambino tanto amata da Padre Pio. In questa solennità dell'Epifania vogliamo pregare con il santo di Pietrelcina adorando questa immagine sacra. O Divinissimo Spirito, da moto al mio cuore per adorare ed amare, da lume al mio intelletto per contemplare la sublimità del mistero di carità d'un Dio fattosi bambino. Da fuoco alla mia volontà, perché possa riscaldare con essa colui che è tremante per me sulla paglia. Un pensiero alla Mamma Celeste, Madre Maria, conducimi teco nella grotta di Betlemme e fammi inabissare nella contemplazione di ciò che di grande e sublime è per svolgersi nel silenzio di questa più grande e bella notte che il mondo abbia mai visto. L'ora si avvicina e voi scendete, o celesti abitatori del cielo. Venite a ricevere sulla terra colui che vi fa beati nel cielo. Venite ad apprestargli le adorazioni che in cielo gli tributate. Venite a rallegrare la terra con i vostri cantici angelici. Venite a illuminare con la vostra luce l'oscurità di questa notte beata. Venite a manifestare l'amore di un Dio incarnato alle anime nostre. Venite, o corte celeste, a corteggiare il vostro re nascosto in un umile umano involucro. E tu, o terra, rallegrati che benché i tuoi abitatori lo respingano, egli viene ugualmente. O sapienza e potenza di Dio, ci sentiamo di dover esclamare estasiati col tuo apostolo quanto sono incomprensibili i tuoi giudizi ed investigabili le tue vie. Povertà, umiltà, abiezione, disprezzo circondano il Verbo fatto carne. Ma noi, dall'oscurità in cui questo Verbo fatto carne è avvolto, comprendiamo una cosa, udiamo una voce, intravediamo una sublime verità. Tutto questo l'hai fatto per amore, non ci parli che di amore, non ci dai che prove d'amore. O Gesù, sempre ricco di misericordia, perdonami, vieni a rinascere nell'anima mia e restaci per sempre. Sforza nella porta, se sarò duro, e regnaci per sempre. Tu conosci la volontà che vuole assolutamente possederti, amarti e prestare sottomissione alle tue divine leggi. L'amore più ardente porta tu nel mio freddo cuore. Accendici tu quel fuoco che venisti a portare sulla terra, affinché, consumato da esso, mi immoli sull'ara della tua carità, quale olocausto d'amore. Perché tu regni nel mio cuore e nel cuore di tutti e dappertutto si levi un sol cantico di lode, di benedizione,
per l'amore che in questo mistero di divina tenerezza ci hai dimostrato. Quale riconoscenza, o Dio, non ti dovremmo? Di quale amore non dovrebbe bruciare per te il nostro cuore? Con quel fuoco d'amore dovremmo riscaldare quelle tremanti tue tenere membra. Le tue tenerezze conquidano il mio cuore e resti preso dal tuo amore, o celeste bambino. Lascia che al contatto del tuo fuoco l'anima mia si liquefaccia per amore, ed il tuo fuoco mi consumi, mi bruci, mi incenerisca qui ai tuoi piedi, e resti liquefatto per amore e magnifichi la tua bontà e la tua carità. Tu lasci la tua celeste reggia per venire in cerca della traviata pecorella. Ti manifesti ad essa e con impulsi della tua grazia incessantemente la chiami, ne muovi il cuore verso di te, affinché a te dappresso ti conosca, ti ami, ti adori. Hai tu forse bisogno di essa per essere pienamente felice nel tuo paradiso? No, è la tua sola bontà che ti piega verso di essa, è il tuo amore che ama spandersi e conquistarla per renderla felice di quella stessa felicità di cui tu ne sei ripieno. O Gesù, noi siamo un brutto nulla e tu ci cerchi proprio per questo, per darci l'essere tuo divino mediante l'operazione e la comunicazione della tua grazia. O Gesù, e chi potrà resisterti? Lascia che, povero quale io mi sono, ti tiegga tutto quello che mi bisogna per piacere a te, che sia di te, che dia gusto a te. Dammi e conservami quella fede viva che mi faccia credere ed operare per tuo solo amore. E questo è il primo dono che ti presento, ed unito ai santi magi, ai tuoi piedi prostrato, ti confesso senza alcun rispetto umano dinanzi al mondo intero, per vero e unico nostro Dio.
Il Signore sia con voi. Dio, che dalle tenebre vi ha chiamati alla sua luce mirabile, e fonda su di voi la sua benedizione. Dio vi faccia veri discepoli del Cristo Signore, annunziatori della sua verità, testimoni della sua pace. Come i santi magi, al termine del vostro cammino possiate trovare con immensa gioia Cristo, luce dell'eterna gloria. E la benedizione di Dio Onnipotente, Padre e Figlio e Spirito Santo, discenda su di voi e con voi rimanga sempre. Glorificate il Signore con la vostra vita, andate in pace. O Gesù, con i santi magi t'adoriamo, con essi ti offriamo i tre doni della nostra fede, riconoscendoti e adorandoti qual nostro Dio, umiliato per nostro amore, quale uomo rivestito di fragile carne, per patire e morire per noi, e nei tuoi meriti sperando. Siamo sicuri conseguire l'eterna gloria con la nostra carità. Ti riconosciamo sovrano d'amore, dei nostri cuori, pregandoti che nella tua infinita bontà ti degni di gradire ciò che tu stesso ci hai donato. Degnati trasformare i nostri cuori come trasformasti quelli dei santi magi, e fa ancora che i nostri cuori, non potendo contenere gli ardori della tua carità, ti manifestino alle anime dei nostri fratelli per conquistarle. Il tuo legno non è lontano, e tu facci partecipare al tuo trionfo sulla terra, per poi partecipare al tuo regno nel cielo. Fa che, non potendo contenere le comunicazioni della tua divina carità, predichiamo con l'esempio e con le opere la tua divina regalità. Prendi possesso dei nostri cuori,
nel tempo per possederli nell'eternità, che mai ci togliamo da sotto il tuo scettro, né la vita né la morte valga a separarci da te. La vita sia vita attinta da te, a larghi sorsi d'amore, per spandersi sull'umanità, e che ci faccia morire ad ogni istante per vivere solo di te, espandere te nei nostri cuori. E con questo termina la nostra diretta. L'augurio a tutti voi è di un buon proseguimento di serata in compagnia dei programmi di Padre Pio TV. Thank you.